Ma bella e bentornati tutti ragazzi, siamo giunti al matrimonio, il matrimonio di Mara Maionchi con Andrea. Eccolo qui, questo è il matrimonio, come potete vedere questo è il giardino nuziale che è al di fuori della casa Belzerian. Come vedete c'è anche Belen e Dan che sono lì, come al solito Belen molto 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 attraente con quel suo vestito, con quel suo atteggiamento. Guardate, se spavalda con Andrea, lo sposo dice sposati, sposati la Maionchi e poi vai a cagare. Come vedete è uscito il gabinetto sulla sua testa. Ed eccoli qui che si abbracciano teneroni, eccoli. Intanto Demezzino vuole andare a vedere il PC, infatti se ne va e ciao al matrimonio. Come vedete c'è Andrea che è molto flirtante, guardate com'è flirtante con quel suo bicchiere nelle mani. Vedete qua, intanto c'è la vescica che scoppia per lui. E niente, come vedete per quanto riguarda il matrimonio ci sono degli obiettivi, c'è l'obiettivo principale che è sposati, poi ci sono delle bevande e intanto guardateli qua, guardateli, intanto stanno anche arrivando, sta arrivando Dan Bilzerian, guardate che si abbracciano, Andrea Bianchi, mi ero scordato il cognome. Vedete che arrivano tutti, qui c'è il momento del matrimonio, come potete vedere, guardate la Maionchi come si abbraccia, tenerona, guardate, questi sono gli invitati che avete visto nelle puntate precedenti, si stanno sedendo tutti perché è il momento di sposarsi, il momento del matrimonio della Maionchi, è arrivato anche Digibril, è l'uomo col cappello, e questo muore, vaffanculo, perché tu devi morire Giuseppe Rizzo, ma chi cazzo sei, perché devi morire a casa mia? Perché vai a fanculo. E intanto che lui muore loro si sposano e ma che cosa triste. Che cosa triste. Questi si sono sposati, come potete vedere si sono sposati. E quello là è morto e lui va a cagare come gli ha detto Belen. Ma vabbè, ma ragazzi, ma come si fa? Vabbè. Eccola qui la morte, come potete vedere qui c'è la morte che fa una presentazione flirtante. Facciamo una presentazione flirtante con la morte. Chissà che magari ci aiuti prima o poi con qualche morte vicina. Chi lo sa. Come vi ho detto prima è stato comunque un matrimonio piuttosto triste. Anche se come vedete l'obiettivo principale c'è e l'obiettivo principale è stato raggiunto con una medaglia d'argento. Quello lì che è morto mi ha portato via tutti gli invitati e nessuno ci ha cagato. Cioè nessuno ha cagato la povera Maionchi con il povero Andrea Bianchi. E quindi niente, quindi direi che è il momento di andare avanti con questa nuova puntata di The Sims. Qui facciamo amicizia con il tristo mietitore. Ragazzi, io vi direi che per il prossimo episodio bastano 800 view. Se raggiungiamo 800 view andiamo un pochino più avanti con questa carriera che è molto carina, che apprezzate da praticamente un anno. E quindi direi che è il momento di farvi sotto con le view e raggiungere le 800 con agilità per far sì che nel canale arrivi il nuovo episodio. Intanto loro fanno amicizia, lui e la morte fa amicizia e la morte se ne va. Eccola qui, questa è la nuova casa, la nuovissima casa che ho costruito con le nuove stanze, con il nuovo piano. Come potete vedere è molto più grande, vedete qui fuori c'è la fontanella, ci sono tutti i fiorellini, ci sono tutte le cose belle. Ecco qua, vedete qua c'è il percorso, quindi non si perdono, bella, comunque questa casa è veramente ottima, non c'è che dire, ma aspettate di vedere l'interno, perché l'interno è uno spettacolo, veramente uno spettacolo, veramente molto 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 bella. Come vedete qui c'è l'entrata, è morto quello stronzo là di prima, l'ho lasciato lì, poi me ne libererò e vedete, eccolo qua. Poi c'è la sciura lì davanti che non si sa chi è, sarà qualche invitata della Mara Maionchi, qualcuno che vorrà insultare per bene. Allora, direi che è arrivato il momento di farvi vedere l'interno, analizziamola per bene questa bella casa e vi faccio vedere tutte le nuove stanze. Come potete vedere questa è la stanza, allora vediamo bene.
Allora, come potete vedere, questa è la nuova camera da letto degli sposini. Andiamo a vedere prima di tutto quest'altra. Questa è la stanza dove all'interno troviamo il PC e sopra come lampadario vediamo qualcosa di... come si chiama? La lampada dell'astronauta lì, che cazzo è? Quella di Digibrill. Questo invece, queste sono tutte le attrezzature di Dan Bilzerian che fa l'agente segreto. Come potete vedere c'è questo tavolo di comunicazione da 00 tette, come piace a lui perché lui è uno 00 tette, Dan Bilzerian l'agente 00 tette. E come vedete questa è la camera, guardate che bella la camera della Mayonki con la sua borsa da ladra. E poi ci sono anche tutti i pescioni, i cari amati pesci della nostra pescarola Mara Mayonki. Vedete qua, eccoli qua, vedete c'è il tetro imbalsamato, poi c'è il porca trota, c'è il pesce persico trota e il famosissimo celeberrimo pesce cazzo che è uguale a quell'altro, ma va bene così. Una camera un po' retro, una camera però a mio parere molto molto bella, niente da dire, però questo bagno ragazzi, quanto è fico questo bagno, molto moderno, un colore nero che è sfumato su un azzurro con le lampade, nuove le lampade che comunque tendono all'azzurro, con un muro bianco, quindi va a risaltare tutte le nuove colorazioni al neon che potete trovare all'interno di questa camera molto 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 bella. A me veramente piace tanto, l'ho fatta come piacerebbe fare un bagno al sottoscritto. Anche l'accappatoio nero, la doccia così bella, veramente molto 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 moderna. Ma andiamo sotto, andiamo a vedere un attimino sotto al piano, al piano terra, dove potete vedere anche delle novità. Tutto questo è grazie a ad Andrea Bianchi, che lui è arrivato all'interno di questa casa e una volta che è arrivato all'interno è che qui ci sono tre camere, ho diviso in tre letti così che possano dormire tutti. Questo è il nuovo salotto, come potete vedere il nuovo salotto con la nuova TV, con il nuovo divano, c'è il caminetto, c'è una luce lì sopra che non so perché l'ho messa, però è rossa e mi fa figo e l'ho messa. Come vedete questo è il caminetto, la nuova porta, vedete ci sono anche dei nuovi oggetti, poi c'è questo champagnino, questo bel vinello con il cuoricino. Una piccola libreria attaccata al muro, una libreria di colore rosso che si abbina alla cucina e il salotto, e all'interno potete trovare anche, vedete questa è la cucina, vabbè l'avete già vista, come potete vedere all'interno trovate anche una sala sotto, vedete questo è il bagno che questa volta ho diviso dalla cucina perché altrimenti vabbè suonava un po' male come vi avete già detto. L'entrata con il cappello, il cappotto, come vedete c'è anche un vaso di colore rosso e il tapirulan con queste luci al neon molto carine, molto bar fanno, e l'aereo che sta passando sopra casa mia. Vabbè, a parte tutto, a me la casa piace davvero tanto e spero piaccia tanto anche a voi. Scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa casa. Intanto c'è Digibrill che è qui con una faccia un po' strana, come potete vedere, eccolo qua. Cosa pensate? Secondo voi cosa sta pensando Digibrill? Sta tirando un bestemmione? È incazzato? Chi lo sa? Scrivetelo qui sotto nei commenti cosa sta facendo Digibrill, a cosa sta pensando Digibrill. Sì. Mentre cucina, a quanto pare, o non si sa, vabbè, quel che l'è. Attenzione, no. Cosa ho visto? Andrea Bianchi ha vissuto a lungo. No, se ne sta andando. No, non te ne andare, non puoi morire. Ti sei appena sposato, non puoi morire adesso. Che cazzo? Questo mangia. Dai, dai, prega per lui, dai, vaffanculo. No, dai che è arrivato al Tristo. Cioè, ormai qua è di casa, cioè, praticamente il Tristo mietitore è di casa ormai. Non c'ho cazzo da fare. Dai, no, Dan, bravo così, vai, prega per lui, fallo risorgere, Tristo mietitore, vattene, te ne devi andare, no, ma perché, ma no, mangia come se non ci fosse un domani, se ne sbatte altamente del povero Andrea Bianchi, si è appena sposato, che triste storia, cioè lui praticamente è arrivato, si è sposato e se n'è andato e io ho speso tutta la sua praticamente liquidazione per farmi la casa nuova.
Vabbè, grazie, cioè, grazie Andrea Bianchi. E che devo dire? Se n'è andato la Maionchi. Ma a proposito, dove cazzo è la Maionchi? No, non ci credo. No, c'è un'altra. No, è già morta. Non ci credo. Ma quando cazzo è morta? Non me l'ha neanche detto. È morta contemporaneamente. Non ci credo, sono morti tutti. Vabbè, sono come i pappagallini, sono gli inseparabili pappagallini. Sono morti insieme dopo il matrimonio, che teneroni. Mi dispiace però, vaffanculo. È morta la Maionchi, raga. No, un nuovo personaggio. Cioè, un vecchio personaggio che se ne va. No, non lo faccio un nuovo personaggio. Ci saranno nuovi personaggi che faranno parte della città, io ve lo dico già. No, 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 no. Vabbè, tutte ste tombe, qua ci sono più tombe che persone in sta cazzo di casa. E niente, io a questo punto direi che è il momento di... Perché guardi la TV? Vaffanculo, perché tu sei il tristo mietitore? Ah, ma sta guardando gente che muore, adesso capisco. Vabbè, liberiamo lo spirito di Giuseppe Rizzo, che non so chi cazzo sia, va bene, vattene via fuori dalle balle. Ciao, 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 libero nello spazio. Intanto c'è la morte, che farà sicuramente amicizia con David Zirian, perché è un uomo che... vabbè, parla di... Vabbè, ovviamente. Lo 00 tette Dembe Zirian, cosa poteva parlare con la morte? Poteva parlare di soldi, ovviamente. No, si dà un colpo d'anca, guardate qua, guardate qua. È una cosa improponibile. Chiediamo un consiglio alla morte. Cosa ci potrà dire la morte? Vediamo di chiedere un consiglio alla morte. Magari scampiamo da qualche parte. Intanto diventano sempre più amici. Esaltiamola, esaltiamo la morte. E parliamo di parapendio, perché noi siamo dei grandi. Sì, così. Diventeranno culo e camicia. Sì, 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 sì. Diventeranno culo e camicia Dembe Zirian e la morte. Intanto c'è anche una bella ragazza che è passata. Vabbè, andiamo a vedere un attimino questi due qua, Gianni e Pinotto, la morte e Dembe Zirian. Vabbè, sempre divertente questo The Sims, però dobbiamo renderlo sempre più divertente noi, o meglio io. Quindi incidiamo nell'epitafio. Cosa posso scrivere nell'epitafio di Mara Maionchi? Cosa direbbe lei in un momento di morte? Cioè, secondo me, sulla sua tomba lei vorrebbe... Cioè, vuole una bella scritta, vorrebbe... Col cazzo che muoio! Cioè, così, mentre mi stai guardando... Col cazzo che muoio, testa di cazzo, hai capito? Testa di cazzo! Ecco, così, una cosa del genere, senza la voce da Steve Urkel, ma con la voce più da Mara Maionchi. E niente, cosa facciamo? Rimaniamo in lutto per lei, piangiamo per lei. Lo so che ti manca, dopo tutte le botte che ti dava, ti manca, lo so, lo so, lo so. Oh no, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? No, si sta prendendo fuoco Dembe Zirian, ma aveva chiesto aiuto alla morte, aveva chiesto un consiglio. Belen, vai a spegnerlo. Dicibril, vai a spegnerlo. Dai, cazzo, cosa fate? Tu cosa ti agiti? E si cambia e se ne va. Vaffanculo. Bravo, bravo. Con l'estintore, Dicibril. Dai, salvalo. Salva Dan, salva Dan. No, non posso un'altra morte in casa. Dai, salvalo. Lascialo puzzare, lei si sta pisciando addosso, c'ha paura. Vabbè, dai, ce la fai, tanto non si sta agitando più. E niente, ragazzi, ha preso fuoco il forno. Dovrei mettere un allarme. L'unità familiare Bizzina ha ricevuto un pagamento di 300 qua. Ah, c'ho l'assicurazione sugli oggetti quando sono stati danneggiati. Sostituiamo per 1000. Ragazzi, non ho più soldi, veramente non ho più soldi per aver sostituito il forno. Però poverino deve mangiare di Gibril. Guardate lui quanto è nero. Guardate quanto è nero Dembe Zirian. Oltre a puzzare, facciamo un bagno con la schiuma, perché è arrivato il momento di pulirci un po'. Ecco qua Belen che sta guardando, ballando sul ghiaccio lì. Che cazzo. La Mara Maionchi è già qui. Che belli, stanno già litigando con lei fantasma. Cioè, lei non può farne a meno. Non può farne a meno di Dan. Io credo proprio che, a parte che sta morendo, io credo proprio che lei e Dembe Zirian erano una bella coppia. Cioè, proprio si trovavano, secondo me. Si trovavano, e invece no. Si sono picchiati fino all'ultimo respiro della Mara Maionchi. Vabbè, e lei se la ridacchia. Se la ridacchia. Come vedete c'è...
Belen, che sta guardando i giochi sulla neve, sta guardando Giochi senza frontiere, e loro diventano amiche. La cosa che mi sorprende è che diventano più amiche da morta, cioè Mara Bianchi diventa più amica da morta di Belen piuttosto che da viva. Cioè, una cosa che io non ho ancora capito. Lei parla di pulizie, cose che lei di solito non fa, lei scopa in altre maniere, ma vabbè, lo sappiamo benissimo. E niente, dai, direi che è il momento di andare avanti, di fare qualcosina per la fame di Belen Rodriguez. Guardate la Maionchi come soddisfatta. La Maionchi se ne va. Cosa fa? Maionchi, cosa fai? Cambi canale. È andata dentro la TV. Cioè, la Maionchi se l'è andata dentro la TV. Cioè, io capisco che hai lasciato la TV per andare su Radio 105, ma adesso che entri dentro la TV e rompi i coglioni a quelli di questa casa, sei un po' stronzetta, Mara Maionchi. Sei un po' stronzetta, diciamocelo. E niente, è un gomblotto, come direbbe Conte. E cosa faccio qua? Come cazzo la tiro fuori? Se sapete come tirar fuori la Maionchi dalla TV, ditemelo. Ah, è uscita lei da sola, bene così. E niente, io direi a questo punto che si può far qualcos'altro, non lo so, vediamo se... Vabbè, può anche mettere a posto i libri, può anche far qualcosa lei di suo. Digibril, eccolo qua, Digibril, che sta pulendo il bagno, un bagno che, oltre a essere nuovo, è distrutto, perché qua, quando vanno a cagare, cagano come dei leoni. Sì. Intanto i due stanno scendendo, sempre Digibril, sempre a disagio. Eccole qui le due tombe di Mara Maionchi e di quell'altro, di Andrea Bianchi. Io li ho mandati qua fuori, li ho messi qui fuori per guardare gli aerei. Ebbene sì, guardano gli aerei in compagnia, fanno un'azione di gruppo. Cosa vi posso dire, ragazzi? Vi posso dire che guardano, che sognano conigli, oltre a guardare gli aerei, che sono felici. Lei pensa agli orsi, lui ai cavalli, dovrebbe essere il contrario. Lui pensa a cos'è, una scimmia pelata, e lei non lo so. Però stanno facendo molta amicizia questi due, bene così, dai, sono contento per loro, visto che ormai sono rimasti tre in casa. Però ci sarà un bel cambiamento, io già ve lo dico. Ci sarà un grande cambiamento all'interno di questa casa, e lo potrete scoprire soltanto al raggiungimento di 800 view di questa puntata. Nel prossimo episodio, chissà che arriva. Eccola qui, Belen, già in appuntamento romantico con questo bel lupacchiotto. Un po' vecchiotto, devo dire la verità. Anche lui c'ha la barbetta come la mia, però ha i capelli grigi. Un po' anzianotto, ma cosa succederà? Come andrà tra i due? Ci sarà del tenero? Belen andrà insieme a questo Luca Fontana? Ci sarà un altro personaggio? Belen andrà insieme ad un'altra persona? Ci saranno nuovi appuntamenti amorosi tra Dan Bilzerian, Digibril Cissé? Cosa succederà nel prossimo episodio? Siete voi a deciderlo? No, invece no. Sono io stavolta a deciderlo. Io vi aspetto nel prossimo episodio con 800 view. Andate su Facebook a lasciare un bel mi piace alla pagina ufficiale P4 Gamers. Io vi aspetto, condividetevi se vi piace questo episodio. E condoglianze per Mara Maionchi e per l'altro, per Andrea Bianchi. Ma va bene così. Alla prossima, ragazzi. Ciao!